Ora stiamo un po' divagando. Ah, ce ne sono due lì, tra l'altro. Dove c'era il Koopa prima, ci sono due lune. Guarda come ci arrivo senza problemi, mamma mia. Ci sono due lune qua da qualche parte. Questo? Questo non mi serve niente. Cioè, non ho problemi di quel genere. Guardate dove me l'hai messo, sopra il tetto, infame. Maledetto. Qua ce ne sono due, in teoria. Eh sì. Quanta bella gente. Tutti simpatici, vedo. Tutti carpentieri, ecco il martello. Ciao. Ciao, amici. Sono venuto. È caduto giù qualcuno? Ah no, ha tirato un martello. Peccato. Aia. Dammi qua. Dov'è tuo fratello? Vieni qua, vieni. Ti ammazzo. Ammazzo tutti, ammazzo. Fatevi più vedere. Si ricreano? E io vi ammazzo ancora, non è che non avete capito? Non avete capito niente. Via, fuori. Questa è diventata la mia zona. Oddio. No, 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 ho già capito. Ho già capito come va a finire male sta roba. Va a finire malissimo. Ah, facciamo una cosa bella. Quello lo lasciamo perdere. Che non ce ne frega niente. Prendi queste. Lento, lento. Lento, lento. Ok. Poi li prendiamo mano a mano che andiamo avanti. Lì c'è qualcosa sicuramente. Lì c'è qualcosa sicuramente. Ma togliti te. Non mi rompere. Non so perché questo. Piano, piano, piano. Dammi quello che c'hai. Lo so che c'è qualcosa di bello. Lo so che c'è qualcosa di bello. Non puoi non avere niente. Ah, ti ammazzavo. Ti ammazzavo. Giuro, ti ammazzavo. Non faccio niente nella vita, ma ti ammazzo. Vai, piano. Ammazza tuo fratello. Infame. Piano. 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 Piano, quella era una, eh. Piano, Mario, sali, dai. Fai qualcosa, ti prego. Che cacchio, Mario. Mamma mia, cioè che impedito. Allora, Mario. Mario lento. Mario piano. Mario piano. Mario piano. Se ti colpisce qualcuno di loro, no, lascialo giù quello. Che cacchio fai, Mario? Porca di quella vacca, ti ho detto lascialo giù, non devi toccare quei nemici quando sei sulle travi. No. Se t'azzardi a cadere di nuovo, Mario. Se t'azzardi a cadere di nuovo, Mario. Mannaggia santa. Bravo. Bravo. Calma. Calmi tutti, calmi. Ho perso quante vite? 7? 8 forse? Forse di più. Non me ne frega niente. Tutte le monete le ho recuperate. Vero? Bene. Adesso? Monete. Monete viola là. Vola Mario. Verso le monete viola e oltre. Dammi qua. Sono mie queste. Mie. Ok. Qua ci sarebbe un seme in teoria. Sarebbe un seme da schiaffare. Che stanno esattamente qua in mezzo alla piazza. Ecco, tra l'altro io quasi quasi inizierei anche a prendere il pappagallo. Un'ora io. Sono da un'ora qua. Bloccato. Dove passo io per andare su però? Ah, salto sul taxi io. Da non rompere. Permesso? Piano piano. Bravo Mario. Bravo. Stavi per fare una robaccia, ma hai fatto una roba bella. Metti giù. Bravissimo. Ok, questo tocca aspettare che crescano. Come siamo messi? Male. Corsa radiocomandata. Cosa? Ancora? Non l'ho già fatta l'altra volta la corsa radiocomandata? Ce n'è un'altra? Vieni qua, vieni, amico. Ah, probabilmente devo andare ancora più forte. Ah, ci ho messo quanto? 27 secondi? Forza piccola. Dobbiamo fare il record. Non so di quanto. Spero non troppo. Guarda come va! Un pro! Ken Block!
Il cam block della macchina radiocomandata, guardalo! Sbatte contro i muri, ma... chi se ne frega? 25 secondi. Cioè, è difficile, eh? Ah, ok. Me ne ha dato un'altra. Ma perché? Cioè, per quale... mago delle macchine radiocomandate... cioè, per quale legge? Ho fatto 2 secondi in più. Cioè, c'è qualcosa da fare, probabilmente. Un record da battere, non lo so. Cioè, non credo sia semplicemente batti il tuo record. Sembra strano. Qua c'è qualcosa. Ce n'è una qua. Te c'eri prima? No. No, 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 questo non c'era. Veloce. Veloce, 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 veloce. Porca vacca, mi stavo scordando che non c'era. Eh? Ma come? No, 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 cioè mi pare di non aver capito bene. Mi stai dicendo che è impossibile? Ah, ok. Allora va bene. So io come te lo faccio questo. So io come te lo faccio, maledizione. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. No, Mario, metti giù. Mario, è inutile che ti agganci a distanza. Te lo faccio io, te lo faccio. Permesso. Permesso. Al diavolo. Che roba. Cosa è successo? Non lo so cosa è successo. È successo però. Va benissimo. Ma qua ce ne sono due? Dammi qua. Porta subito via. Che ce ne sono due? Ah no, aspetta. Uno è il piccione. Ok. Uno è quel piccione lì. L'altra è il cane. Ciao cagnolino. Trovami una luna, cagnolino. Trovami una cacchio di luna, cagnolino. Veloce. Cane col cappello. Arrivo. Cos'è sta roba? Cos'è sta schifezza? Cane? Cane? Cos'è sta roba? Cosa mi sta a significare? Ma sono due uccellini che girano. Cioè ci sono due lune che si spostano di continuo. No, cosa? Il cane ha trovato un'altra roba? Il cane, allora basta trovare monete. Voglio le lune io. Ti capì? Guarda quel, guarda. Ok, là ce n'è uno. Vieni qua, bel piccione. Dammi qua la tua bella luna. Mia. Ok, uccello errante nel parco. E fin qua ci siamo. Però ce n'è un'altra, infatti. Ma è il cane la luna? Trovami qualcosa. Lo so che c'è la luna. Eccola qua. Non me la trovava subito. Cioè, me l'ha trovata dopo. Però sapevo che c'era perché me ne dava due. Ok, non ce ne mancano molte. Ce ne mancano due lì e una in teoria dall'altra parte. Ma non... è quella dove ci sono tutte le persone affollate. Lì c'è tutta quella folla che cammina. Quindi lì non so dove sia. Sicuramente mi dirà il pappagallo dopo quando lo andiamo a chiamare. Qui intanto. Qui ce ne sono due. Se Mario riesce a salire senza problemi. Ce ne dovrebbero essere due. Oh. Ho capito. Con la Vespa quindi, eh. Ci rincontriamo, eh. Let's go. Cos'è? Che è una pista, che roba è? Via. Mario, sappiamo che non hai paura di niente. Lo sappiamo tutti. Questo cosa fa? Questo fa qualcosa per me. Questo serve. Questo serve a qualcosa. Ma a cosa? Boh. A che serve sto robo? Cioè posso sparare, ma... no, no, non arriva neanche dall'altra parte. Muori un po'. Allora, Vespa. Vespino. Forza. Forza, Vespino, guardalo. Madonna, sale anche sui marciapiedi. Ma non gliene frega niente. Porca vacca, Mario.
Che cacchio stavo facendo? No, è perché mi sono schiantato. Cioè, sì, era fattibilissimo questo. Dai, su. Altro giro, altra corsa. Non abbiamo paura noi. Cioè, perché ci avete preso? Eh? La Vespa da 2 soldi? Dai, guarda, guarda. Opa, la via, prossimo, diretto. Senza prendere, senza cambiare macchina, benzina, niente, via, fuori. Diretto. Ce ne frega niente. Via, diretto ancora. E tre. Qua c'è una luna da qualche parte. C'è una luna da qualche parte. E qui sopra. Boom! E una. E una presa. Motoretta a tutto gas. C'è un'altra. Togliti. Toglietevi tutti. Fuori. Aria. Cioè, GTA cosa? GTA. Ma figurati. Mario Odyssey is the new GTA. Però, infatti, non so se lo sapete adesso, è un leak che vi dico io. GTA 6, che è in produzione, è stato ispirato a Super Mario Odyssey. Questa è una cosa che vi dico a voi, non ditela a nessuno, mi raccomando. Però è così. So che potrebbe essere scioccante per alcuni, però è così. Ok, lì ce n'è una che ancora non sappiamo come prendere, per cui andiamo direttamente dal pappagallo e iniziamo a sfoltire un po' di lune a caso, per sapere almeno dove sono. Cioè, per ora ho preso quelle normali. Ecco, tipo questo. Questo vuole vedere qualcosa, in teoria. Sono venuto in città con 2 amici e li ho persi. Va bene, a posto. Non so se dove si sono cacciati, bla bla bla. Ah, va bene. Quindi probabilmente sono quelli che si nascondono con le persone. Può essere. Cosa stai cercando? Ok, nascondino non ho letto. Poi cosa mi dici? Fuga in salto. Fuga in salto. Che cacchio di luna è fuga in salto? Allora abbiamo tiratore scelto sotto assedio. Ecco, questo qua probabilmente c'entra con il carro armato a sto punto, tiratore scelto. Fuga in salto non so che cosa sia. E nascondino tubalese in città. Non so neanche questo cosa sia. Va bene. Ci hai dato un sacco di... Cos'è che è? 100 salti sono un traguardo irraggiungibile. Aspetta. Non è che mi vuoi dire che devo fare 100 per una luna, vero? Ok, con 30 ti dà quella lì normale. Io ho fatto 59, eh? No, raga, no, è impossibile arrivare a 100. Ma va là, no, non mi puoi dire così. Cioè, allora, sicuramente qua avranno fatto dei record inimmaginabili proprio. Come voleva si dimostra. Guarda, il giapponese, giustamente, fa 99.999. Ma mi sembra giusto. Mi sembra giustissimo. Per me c'è qualcosa. Cioè, qua 100 di sicuro c'entra qualcosa. Non, cioè, mi sembra troppo strano. Cosa vuol dire che mi dici 100 a caso così? No, no, assolutamente. Allora, fatemi prendere un attimo il taxi qua. Proviamo ad andare nell'altro mondo dove teoricamente c'è la guerra più totale. Ecco, mi ricordo questo posto. Dovrebbe esserci ancora nascosta una luna. Ok, vedi? Anche perché qua tiratore scelto mi fa solo pensare a qualcosa da cecchinare, tipo da qualche parte. Stavo solo pensando a cosa. Là sopra. Guardala, 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 infame. Maledetta, dove me la metti? I casini. Ah, là. Ci arrivo. Maledetta, t'ho visto, eh. Pensavi di andartene. Ma io non dimentico. Io sono Mario, l'idraulico. Io non dimentico le mie vittime. Detta così potrebbe essere l'inizio di una qualche scena. Vabbè. Andiamo a next. Next one. Ok, nascondino. Quello l'ho fatto. Fuga in motoretta. Cosa vuol dire? Penso di essere certo che si faccia con la Vespa. Ma fuga cosa vuol dire? Dove devo scappare? Meno che non devo fare dei chilometri con la motoretta, boh. Se solo ci fosse un clown da queste parti. Ah. Fermo un po', amico. Intanto stai calmo con gli insulti, perché ho visto che mi hai lanciato qualche frecciatina, eh. Però te vuoi un clown. C'è il travestimento di Mario Clown? Può essere. Forse non l'ho comprato, però. Allora, dov'è che stanno il vestiario? Ok. Ce l'avevamo, a quanto pare. Tutto il vestiario da clown. Ora, dobbiamo tornare al tizio. Dov'è che era? Bella domanda. Eccoti qua. Sono un clown, amico.
Sono io. Aspetta, ma tu sei un clown. Che ridere. Che divertente. Cioè, quando voi vedete un clown non ridete, no? Davvero? Cioè, proprio solo a vederlo io mi spiscerei. Cioè, che arrivo, ehi, guarda, c'è un clown. Senza che abbia fatto niente. Vabbè. Persone problematiche. La cosa divertente è che ho chiesto aiuto al pappagallo, perché non c'avevo voglia di girare ancora per tutta la città. E forse sono più incasinato di prima. Va bene. Che bello. Sembra che ci metteremo qualche anno ancora. Ecco, tra l'altro dobbiamo trovare anche l'ultimo coso per il seme. Che dove sta? Boh, bella domanda. Manca il robo del seme, manca il tizi col cappello. Ecco, possiamo cercare anche i tizi col cappello. Dovrebbero avere addosso un cappello strano, a quanto detto da... cioè, a quanto pare. Che tristezza. Amico, ti capisco. Sono un pagliaccio, se vuoi. Divertiti con me, amico. Un cacchio di pagliaccio. Te cosa vuoi? Ti piace il mio cappello? L'ho comprato perché volevo copiare lo stile unico della nostra inimitabile sindaca Pauline. Ma fa schifo il tuo cappello. Aspetta. Forse vuoi questo? Forse abbiamo trovato una che vuole il cappello. Fermi tutti, fermi. Cioè, ti prego. Tieni. No, non mi piace. Beh. Vuole. Dai. No, raga, non so davvero dove girarmi. Sto girando a caso, ma... Benvenuto nel mio personale parcheggio. Rialzato per motorette. Bellissimo. Utile. Sopra un palazzo, soprattutto. Veramente utile. Se avessi una motocicletta la parcheggerei veramente lì. Anzi, ce l'ho. È una Vespa. Però non te la parcheggio lì. Raga, sono entrato in un posto strano. Qui, all'angolo qui, c'è questa. Che roba è? Oh, porca vacca. Raga, ho trovato fuga dalla motocicletta. L'ho trovata, 3 monete c'erano lì. Dai, zitto, stupido dinosauro. Levati. Altre monete ci sono. Aiuto. Aiuto. Oh cacchio. Oh porca vacca. Ho saltato tutto. Aiuto. Cacchio. Fuga in motorette, questo? Cioè, ho saltato un sacco di roba io lì. Cioè, non va bene. Si deve migliorare. Cioè, si deve fare bene. Dove è che sono entrato? Cioè, c'era... Sto entrando in tutte le porte io ormai. Qua. Anche perché questa qua all'angolo non me la ricordavo sicuramente. E a quanto pare c'è qualcosa. Prendi, bravissimo. Prendi tutte e 3 le monete. Ma senti che casino che fa quel robo. Ma stai calmo. Prendi tutto, prendi. Cioè, che non serve prendere tutto, però... Prendi comunque tutto. Bravo. Bravo. Fuga in salto anche addirittura. Wow. Che cacchio è successo? Tipo Jurassic Park sembrava. Qualcosa del genere. Va bene. Abbiamo due livelli in più. Sì, diciamo che avevo in mente come obiettivo di fare 65 lune. Ho detto, va bene, arrivo a 65 lune, poi chiudiamo, perché comunque sono a 1 ora e 40 ormai. Per cui ho detto, va bene. Allora niente, possiamo tornare dal pappagallo. Che me ne dovrebbe dire uno in più. Cioè, io ormai vado avanti col pappagallo, perché sennò sembra difficile. A parte quello lì dei 100 salti, sono sicuro che mi dà qualcosa. Saltellando su un grattacielo. Posto, niente. Non mi dice un cacchio neanche questo. Non penso sia un regalo adatto alla sindaca, neanche questo. Ma aspetta, ma io sto cercando dei regali da fare a lei? Per qualche strano motivo che non conosco? No, perché qua, cioè, trovo ogni tanto degli oggetti e mi dice no, non mi sembra adatto a lei. Ok, per quale motivo dovrei regalare qualcosa, più che altro? Ah, comunque sto percorso era per la luna lì in mezzo. Ah, ho capito. No, lì, stavo guardando qua. Ok,
che questo non mi sembrava, ho detto, non è un quadro per passare attraverso da un'altra parte, però è un oggetto identificativo, ho capito. Quello lì è il regno del lago, in teoria. Aspetta, fammi fare la foto, così ce ne ricordiamo. Quello è il regno del lago, però c'è un cane che non l'ho mai visto. Cioè, quel cane schifoso non l'ho mai visto io, da nessuna parte. Mi sta facendo un po' storcere il naso anche il tizio del parcheggio sopra. Non vorrei che volesse la macchina... No, qua non c'è niente. Non vorrei che volesse la moto parcheggiata lì di fianco. Perché si potrebbe portare volendo. Contando che c'è il passaggio che si può attraversare anche con la moto. Cioè la salita lì. Cioè con la moto puoi far tutto volendo. Puoi anche volare, per dire. Però mi sembra strano. Oh, aspetta. Ehi. Amico. Mi hai scoperto, sei tu questa probabilmente non dire che mi hai trovato? Ah, nascondino tubalese in città. Ah, ma quindi tubalese perché sono le cose a tubo. Le tube. I cappelli. Ah, capito. Ho capito, basta essere più specifici la prossima volta magari, eh. Devi dire nascondino cappellese anche. Andava bene comunque. Ora, dov'è che stava il tizio? Qua sopra, mi pare. Guarda che si può fare. Ecco, più o meno. Però per me si può fare. Con molta calma. Si impalla sta moto. Guarda come va anche l'impennata. Cioè, boh. È proprio... è bellissimo. Vum, permesso. Guarda che si arriva. Per me ha messo... ecco, guarda che ha messo le parabole anche apposta. Aia. Palo. Sì. C'è il primo cliente che parcheggia qui la sua motoretta. Grazie mille. Ottimo. Parcheggio gratuito vicino all'eliporto. C'è un eliporto? Torno a trovarmi. Certo, vengo a ritirare la mia moto. C'è un eliporto? Ah, questo è l'eliporto. Ah, ho capito. Allora mi sa che non c'entro un cacchio. Però lì sopra mi stica un po', eh. Non vorrei che... No, qua ci sono già stato. Niente, va bene. Penso che possiamo terminare quell'episodio. 1:40, quasi 1:45 di registrazione. Non abbiamo completato assolutamente questo posto perché ce ne mancano 15. Molto probabilmente ce ne mancano 14 perché una è sempre nascosta da qualche parte. Ci mancano le monete. Per cui ancora qualcosa da fare di sicuro c'è. Comunque niente, ci vediamo alla prossima parte, sempre su Super Mario Odyssey. Molto probabilmente finiremo la città, ci proviamo almeno. In caso andiamo nel regno successivo, non lo so. Qui da Lanolf è tutto. Ciao a tutti.